Prima di iniziare il video, ragazzi, vi volevo dire che tutto quello che vedrete e sentirete è tutto ironico. Io sono un tifoso calcistico e dico ovviamente queste cose soltanto per fare un video diverso dal solito. Detto questo, ora vi lascio al video, che spero vi piaccia. 12 maggio 2001, quella data non la scorda più nessuno. Cari interisti, prima di esultare per lo scudetto, vi vorrei fare un déjà vu. Eravamo a Milano, era l'11 maggio di un bellissimo 2001, un bellissimo 2001 all'apparenza. Gli interisti scendono in campo carichi e pronti per un derby di Milano da vincere contro il Milan. Inizia la partita, passano 2 minuti e ops, segna Comandini. Passa pochissimo. E ops, un altro gol di Comandini. Dopo il 2-0 lampo dei primi 20 minuti, l'Inter sembra essere rientrata in partita. Ma sembra! Perché su questa traccia finisce il primo tempo. Inizia il secondo tempo. Il Milan entra in campo più carico di prima. Passano 8 minuti dall'inizio del secondo tempo, siamo al 53esimo, e fa gol Giunti. Passano 13 minuti esatti e si ripete Giunti, e dopo non appena 11 minuti si ripete di nuovo, portando a casa una tripletta tonda tonda. Ma dopo non appena 4 minuti, all'81esimo, segna il 6-0 Shevchenko. La partita si conclude con questo risultato, 6-0 per il Milan, con la porta di Frey che ha insaccato ben 6 gol. Quindi, carissimi interisti, questo è per voi. 12 maggio 2001, quella data non la scorda più nessuno. Maggio 2001, quella data non la scorda più nessuno. Quindi, cari interisti, prima di scendere in piazza tutti felici a festeggiare, ricordatevi sempre da dove siete venuti, perché anche grazie a questo risultato, se forse adesso avete vinto lo scudetto, perché il presente si vive anche di ricordi, sia belli che brutti. E in tutti i casi, complimenti per lo scudetto, meritato.